Buonasera amici ascoltatori, benvenuti su CU, canale Industria di Parma, in diretta fino a mezzanotte con il Moon Talk. E salutiamo anche i precedenti che ci hanno comunque allettato. Sì, era Minimal Education. Esatto, sei educizzato con Minimal. Sì, vorrei capire la musica che mettono, perché a volte non la capisco fino in fondo. No, vabbè, un giorno poi te la spiegherò bene comunque. A me non mi piace tanto quel genere. Va bene, quindi li controsalutiamo, visto che mi hanno integrato prima. Allora li devo salutare. E 23:12 minuti, sempre in diretta da Parma, ricordiamo Campus Industry. Ci sarà una serata che adesso è ancora in divenire, diciamo, perché ha visto cose migliori. Però di solito verso mezzanotte che si riempie. No, perché anche l'anno volta scorsa. Fino non c'era nessuno. Fino alle 11:40, poca gente, a mezzanotte esploso, pieno, morato. Quindi sì, se venite adesso non vi spaventate, a mezzanotte si riempie. Prima quindi poi vi invitiamo a venire tutti. Sì. Magari prima guardate un po' il Moon Talk, poi dopo. Insomma, sì, tutti qua fuori. Tutti qua fuori. Esatto. Ormai non c'è più posto qua dentro. Esatto, possiamo inquadrare con la telecamera volante. Luca, ti chiedo una cosa in diretta, scusami, non mi odiare. Folto pubblico presente in sala oggi, credo che siamo al massimo storico. No, aspetta, il record forse era 12. Salutate la robocamera, ecco. Ah, sì. Saluta, fate ciao. Va bene, quanta bella gente, tutta felice. E invece no, allora, nuova settimana, noi adesso apriamo con una breaking news. Possiamo chiamarla breaking news? Ma direi che è la notizia della settimana, cioè ce ne sono la molte, notizia della settimana. Cioè, ma però questa secondo me merita. Sì? Allora, sapete tutti chi è J.K. Rowling? Chi è? Beh, la famosa autrice di Harry Potter, che ha detto ultimamente una grande notizia alla fine. Qual è questa notizia? È che lei voleva in realtà far mettere Hermione con Harry Potter. Ah, quindi... E poi dopo ci ha pensato su, ha detto no, che andava poi bene. Ron rimaneva da solo perché non poteva farsi la sorella, quindi... Poteva farsi altre cose però, da solo, sai com'è, di solito. E quindi è finita malissimo alla fine per Harry Potter, perché si è accontentato della sorella. Ma tra l'altro ogni tanto questa autrice qua esce con queste perle, tipo che Silente era gay, poi dice che... Sì. Ogni tanto fa delle conferenze, impazzisce. Cioè, secondo me inizia a dire delle cose, ma le dice a caso. Ma in realtà non tutti sanno che lei ha fatto un altro libro dopo. Sì. Però non... Aveva fatto un altro libro che aveva pubblicato sotto un falso nome, non aveva avuto nessun successo. No. E aveva detto: vediamo se sono così brava da lanciare un altro successo. E non ce l'ha fatta. Allora ha dovuto dire che vabbè, dopo Harry Potter è un po' improbabile fare qualsiasi cosa. Cioè, alla fine Harry Potter. Successo mondiale, bellissimo. È stato uno dei pochi libri che, tipo, che ho letto io. Non vedevi l'ora di leggerlo, quasi lo leggevi in inglese, non sapendo l'inglese. Beh, chissà come l'hai letto bene allora. No, vabbè, un po' lo sapevo. Però, insomma, ho imparato l'inglese anche con Harry Potter in inglese. Un'altra notizia settimanale, passiamo direttamente ai 10 anni di Facebook. Facebook ha compiuto 10 anni, li ha celebrati in maniera in pompa magna, possiamo dire. Ma no? Diciamo che nessuno ne fregava niente finché non ha fatto questa cosa qua. Non ha fatto questa cosa dei video che riassumono la tua presenza su Facebook, dalla prima volta che sei iscritto, le foto con i tuoi con maggior mi piace. E c'è un mi piace bellissimo dello Zac che ho visto. Che cos'è? Il tuo maggior mi piace era una sorta di bestemmia. Cos'era? Non mi ricordo più. Che ti aveva fregato gli scarpe in palestra. Ha avuto un successo incredibile. Con bestemmia finale, credo, non sbaglio. Che ha avuto un successo incredibile. Perché è vero, su Facebook puoi anche bestemmiare. È vero, su Facebook puoi bestemmiare senza... Non fatelo magari, dai, è brutto. No, è un po' volgare. Però si può fare, ecco. Oppure devi mettere tipo le O, gli zero al posto delle O, oppure gli spazi strani e ce la fai. Tipo il tuo problema è che te non ce l'hai. Il mio problema, cavolo, io sono l'unico stronzo che non ha il video di... Io ero tutto felice, clicco, insieme a un altro senza insala, sì. E clicco, mi vengono 6 foto a cazzo nel mio profilo. Cioè proprio prese le ultime 6 che ho pubblicato, probabilmente con grazie Mark altri di Facebook. Ma non è vero, cioè, ma porca puttana, chi sono il più sfigato degli stronzi? Ce l'ho dal 2008-2007. No, io devo tipo 2008 ho scoperto. Sì? Sono vecchissimo su Facebook. Tu quindi ce l'hai il video? Sì, però tipo fa ridere perché io praticamente non scrivo mai. E tipo tra i più commentati è tipo io che dico come si può mettere la lingua piratesca su Facebook. Ah, ok. Alcuni non lo sapevano ancora. Tipo, pirate, che praticamente al posto mi piace sei Yar o cose del genere. Che bello. Ti piace una settimana, dopo ti rompi le balle, torni quello normale. Yahoo, beviamoci su. Il maggior filmato e con maggior successo dei 10 anni su Facebook è sicuramente quello riferito a Goku, che racconta la sua storia della sua iscrizione. Ah, quello è bellissimo. Un filmato ovviamente scherzo, ce lo rivediamo un po' insieme. Uno sguardo nel passato partiva così. Guarda com'è romantico. Quindi c'era Goku, appena si è scritto su Facebook, da piccolino. Si è arrivato sulla Terra. Poi sono le sue prime avventure col nonno. Quando tocca la patata Bulma, sempre dai momenti. Il tuo post migliore, sono diventato Super Saiyan. Che figata, che bello. We'll be right back.
Ah beh sì, Krillin che torna, sì. se ne va, torna. Con la nuvola Speed insieme alla sua morosina. Sono due. Poi si sposano, no? Beh, sì. Poi fa l'energia sferica, pensa te quante belle cose che ha fatto. Krillin che muore ancora, perché comunque se non muore Krillin ogni 2-3 puntate con Cell, in piedi sul drago. Guarda com'è bello. Poi c'è tutto il Goku che guarda. Credo che questo sia il migliore, ecco, posso dire. Beh, c'è anche quello di Berlusconi. E poi, anziché i like, ci sono un sacco di pugni che vengono. Cioè, è bellissimo. Vabbè, è ci sta. Chi è che l'ha pubblicato questo qua, Francesco? The Jackal. Quindi, sì, riconosciamo anche i diritti. Noi non pestiamo. Certo. Tutta roba sua, guardate sul loro sito, ovviamente. E 23-17 minuti, io direi. Beh, direi di ricordarvi che dovete iscrivervi al nostro canale, che è Moontalk qualcosa, su YouTube. Condividete video, scrivete risposte in chat. Insomma. E poi siamo aumentati, grazie, ringraziamo tutti. Perché siamo a quasi 100 iscritti. Quasi. 96 credo. 96 sì. 112.000 visualizzazioni. Sì, a me piace quello sempre. Quello non so chi è, ma si toglie e si rimette tutti sempre i giorni. Sempre lo stesso? Sempre tutti i giorni. Ci ascoltiamo la canzone di Zed, Find You, Moontalk. Zed, Find You, canzone che avete appena ascoltato sul Moontalk, su CU, canale Industria di Parma. Tornati... Ma vogliamo dire qualcosa di nuovo su Zed? Che ormai abbiamo detto io mi sono ormai tutto. Appassionato alle questioni di Zed, perché Francesco ogni volta ce lo sceglie, questo artista, io quindi voglio capire i motivi, ti paga per pubblicare le sue canzoni. È mancanza di alternativa oppure... Spero di diventare il suo agente. Ah, ok. Ah, va bene. O allora la sua agente. No. Anche la sua gente. Sei già una sua gente. Sì. Ok. Allora torniamo a parlare invece di una notizia di attualità, super attualità, perché domani si inaugurano i giochi olimpici invernali. In realtà è da un mese che ne parla e Sky non fa altro che fare la pubblicità di Tomba, che è anche un po' triste. Anch'io tornerei in pista solo per correre di nuovo e vedermi. Il problema è che non sa recitare a priori, quindi sì, poverino. Poverino. Quello era che finché aveva fatto Tomba. Boh, c'era anche Michel Hunziker che era orribile, che si... Alex Larriete, uno dei film più brutti della... mai fatto, ma tra l'altro anche con un cast decente. Sì. Allora, tornando a parlare dei giochi olimpici invernali, adesso rimarranno comunque nella storia perché per vari record, cioè record di spesa, 51 miliardi di dollari. Vabbè, ma alla fine c'è la Russia, se non si fa pubblicità con queste robe qua, cioè alla fine io ho scoperto che Sochi in realtà è una città inventata. Ah sì, da nulla? Non so se l'hai viste mai le immagini di Sochi con me. Non mi sono proprio appassionato a Sochi città, ecco. È una città praticamente costruita per le terme, quella roba, cioè guarda la... è una città così, non è so una città nata tu sei da architetto nulla. Spiegami un po' cos'è molto questa città, molto artistica, molto bella, guardatevela anche voi, le immagini di Sochi molto belle. E invece dici un poco di più di Sochi, ormai siamo acculturati. È un'isola costruita nel deserto, non lo so, guarda, sembra molto quella roba da Emirati Arabi, no? Quelle, sì, però in Russia, quello è il bello. In Russia, dove fanno gli sport invernali, bello, certo. Bello, molto quindi bello, quindi parliamo di sport invernali. Certo che parliamo di sport invernali. 51 miliardi di dollari di spesa, 70.000 soldati che sono lì per evitare attacchi terroristici, perché devi sapere che è l'evento a maggior rischio terrorismo forse negli ultimi 3.000 anni, cioè praticamente adesso. Perché ci sono un sacco di persone che vogliono protestare. Tra quelli Pussy Riot anche. E chi sono? Beh, quelle famose che vanno in giro a tetta al vento e hanno sempre una scritta. Beh, le Femen, è un po' le pseudo Femen. Beh, le Pussy Riot sono quelle russe. Ah, proprio, cioè la delegazione russa. Eh no, sono nate lì, poi dopo da lì si è diffusa tutta quella roba lì. Però in inverno si protestano con i capezzoli turgidissimi. Ma sono russi e bevono vodka loro. Ah, dici perché. Scusa. Beh, bella anche questa cosa. Certo, cioè, sono provveduti per tutte. Addirittura le sedi delle varie delegazioni rimangono segrete per evitare gli attentati più sporadici, cioè quelli quelli più sprovveduti che dicono adesso vado a fare l'attentato, non sai dove sono le sedi, vengono comunicate segretamente. Ma neanche allora, quello è il problema. Sì, vengono comunicate come arrivano lì, tutto molto in divenire, tutte addirittura tipo sono le strade che non sono ancora totalmente asfaltate. Sì. vabbè, comunque sai cosa gli hanno comunicato invece? Sì. Gli hanno comunicato una cosa ufficiale, che cosa? Non possono usare gli iPhone. È vero. L'Apple è bandita, soltanto la Samsung possono usare. Perché? Perché fondamentalmente la Samsung ha preso tutti i diritti ed è lo sponsor ufficiale, ha detto io l'iPhone non lo voglio vedere perché mi fa concorrenza. Quindi tutti con la Samsung l'S4, quella roba lì, perché niente, l'iPhone li butta nel cesso probabilmente. Gli atleti non possono farsi vedere con gli iPhone. No. No, se lo fanno vedere in modo ufficiale c'è una multa. C'è una multa, bravo, beh, giusto. Giusto. Uno spende un sacco di soldi per te. Un sacco di botte comunque. C'è il ritorno della nazionale giamaicana di Bob. Sono tornati anche loro. Bellissimo. Che è famosa anche per un film alla fine, se ti ricordi. Sì, che ho fatto della nazionale. Beh, comunque. E tornano anche il Kenya, lo Zimbabwe, il Togo, l'Eritrea, l'Etiopia, Madagascar, il Marocco e il Senegal. Ma
io voglio capire che magra figura faranno, ecco, adesso poverini. Ma vabbè, fa numero, dai, su, fanno sci sul deserto, come si allenano questi qua durante l'anno, poverini. Beh, ma come film è quello là, cioè, sì. L'Algeria e Sudafrica sono state invitate ma non avevano nessun atleta, quindi non hanno portato nessuno. C'è uno stronzo con la bandierina, ci sono anch'io ma non scio, non faccio niente. Beh, ci sta bello anche quello, che tipo ti invitano ma tu non hai proprio i mezzi per arrivarci. Ci sono 12 specialità nuove. Una di queste, la più figa, è il salto, sai, quello che saltano. Beh, allora, pendio, che volano. Le altre volte ci siamo appassionati per quello sport, il piffero, come si chiama, il curling. Quest'anno, che era lo sport più insulso del mondo, ma in realtà è diventato quasi figo. Sì, quest'anno il super sport è il salto con gli sci per donne. Cioè, prima era solo maschile, sai, quello che si buttano giù da questo pendio e poi dopo volano. Che è pericolosissimo. Io voglio capire come fanno. Per praticamente, com'è che ti alleni a fare questa cosa qua? Cioè, parti da un trampolino basso, però a un certo punto. Ma sì, cosa? Quello della piscina olimpica? Non lo so, parti da un trampolino basso, ma a un certo punto dovrai arrivare a un momento in cui devi fare 300 metri di dislivello. Cioè, ci deve essere un salto, dopodiché. Ma secondo me è come tipo ti butti giù dal bungee jumping, quella roba lì, lo fai e basta. Lo fai, cioè, sei un incosciente, praticamente. Ci sono video di gente che si schianta, però non si fanno mai malissimo, devo dire. Perché? Cioè. Perché fai un volo incredibile, non so. Cioè, io veramente mi cagherei addosso a fare dei salti del genere. E poi dopo. Beh, però stilisticamente è figo, dai, come cosa. È vero. Le foto migliori lo fanno con questa cosa qua. Beh, quella è la testimonial per eccellenza. E insieme a quello sport dove sci e spari, che è bellissimo anche quello. Che però è pesissimo. Quelli fanno sci di fondo praticamente. Sì, ma dura 6 ore quella sparatoria lì. Cioè. Poi vanno di nuovo. Quello è bellissimo, ragazzi. È pesissimo. Poi c'è un'altra particolarità di queste Olimpiadi: sono che ci sono stati 14.000 tedofori e sono stati percorsi 65.000 km in 123 giorni. Ah. E due tedofori sono speciali perché sono due cosmonauti russi che hanno acceso la fiaccola nello spazio. Ah, sì. Anche quello. Sono andati nello spazio, hanno acceso per 6 ore, tipo, sull'ISS, che è la stazione spaziale internazionale. Sono stati lì, hanno acceso la fiaccola nello spazio. Ci sta. Però hanno dovuto spegnere nell'operazione di partenza e di atterraggio. Che bello. Però, cioè, tecnicamente la fiamma olimpica non puoi spegnerla. No, è invincibile, è immortale. E invece, sì, l'hai dovuta spegnere, è stato un disastro. Beh, dai, comunque, cioè, alla fine. Persino lo spazio ci può stare. Beh, incredibile. Degno di nota. Un'altra cosa incredibile, che forse è un po' più patetica, sono sicuramente i bagni. I bagni sono doppi, non ci sono più bagni singoli, ma tu caghi parlando con l'altro atleta. Dice: allora, com'è andata? Io mi sono quedata così. Ma perché c'è poca socializzazione tra di loro, l'unico modo è mentre fanno la cacca. È bella anche questa. Ci siamo, cioè. Si spiega benissimo. Vedete anche nelle immagini come si divertono. Come si divertono. Un'altra immagine bizzarra sono gli avvisi che sono pubblicati su questi bagni. Infatti ci sono degli avvisi stranissimi. Cioè, in Russia è vietato pescare nei bagni. Tu lo sapevi questa cosa? Pescare? Non si può pisciare in piedi, non si può pescare e non si può vomitare, non ci si può accovacciare sui bagni. Quindi fondamentalmente uno ha pescato per fare questa cosa. Ci deve essere qualcuno che ha pescato nei bagni. Io adesso voglio capire chi è, perché non credo veramente di poter neanche solo immaginare. E per concludere, Putin si è recato poco. E non si può anche far la pipì tipo in ginocchio sopra la tavola del cesso. È vero. Quella roba lì, anche lì. Un'altra cosa bellissima, me la stavo scordando. Sulle metropolitane i biglietti sono gratuiti a patto che fai 30 squat davanti alla macchina. Ah, ci sta. Cioè, praticamente tu ti siedi davanti alla macchina e fai 30 squat così. Le facciamo insieme, vediamo se ce la facciamo. No, grazie. Dai. Ho smesso tempo fa a fare di questa cosa. Chi è che se la sente di venire a fare 30 squat di seguito per vedere se sarebbe avuto un biglietto gratuito in metropolitana per le Olimpiadi? Chi è il più sportivo? Non ve la sentite? Lo facciamo noi due? No. No, è troppo lunga come cosa. Va bene, allora dai, passiamo a Putin, che praticamente lui è andato in visita ieri. Sì. È andato in visita e l'hanno fatto frequentare lo zoo, in cui c'è un ghepardo, un cucciolo di leopardo che si chiama Grom. È una specie che in Russia stava scomparendo, ma che alla fine hanno deciso di reintegrare riportandola, facendola accoppiare. Quindi questo è un nuovo cucciolo puramente russo. E la cosa bella di questo cucciolo è quindi comunista. Sì, è il frutto della Russia. Certo. La cosa bella di questo cucciolotto è che godeva solo Putin. Praticamente i giornalisti si avvicinavano e lui li sbranava. Ah, ci sta. E allora Putin è andato lì, l'ha calmato e insomma l'ha messo lì. Che bello anche questo. Magari gli ha portato delle escort. Non lo so cosa ha fatto. Io so che ho visto un'altra scena in passato che testimoniava. C'era la scena di Putin col ghepardo e c'era anche la scena di un altro personaggio italiano con un leopardo. Molto famoso negli anni 30-40. Mettiamo questa e facciamo una sorta di analogia. Fate voi, insomma, immaginate voi cosa può essere. Ci ascoltiamo la prossima canzone di oggi, dai. Dopo questa cosa io non voglio neanche commentarla. Non diciamo niente, ma così, però vedete voi. Sapete anche chi è. La mettiamo così, ve la pensate un po', intanto capite un po' di cosa si tratta. Condividete il nostro video se vi piace, schiacciate mi piace, iscrivetevi, commentate i nostri video e iscrivetevi sempre sui nostri canali. In arrivo Martin Garrix. Stavo anche sbagliando con Wizard.
Bellissimo, Martin Garrix, Wizard, canzone che avete appena ascoltato su Moon Talk, See You, canale Industry Parma. Il maghetto, che tra poco sarà a Bologna, mi dicevi, quando? 22. E anche a Torino, sempre 22, no, l'altro giorno. Sempre. Lui fa tutto lo stesso giorno, poi va via. Così vabbè, si toglie dai. Il pensiero. No, va bene, dai. DJ può farlo. Può farlo, va bene. Un'altra breaking news, dai, oggi è tutto breaking news, voglio buttarla così. Allora, la notizia vera della settimana, direi, infatti Mario Balotelli, famoso twittatore di professione, non esatto. Come quell'altro che è Icardi. Finally the true. Pia, suicidato mai. Allora, cioè, onestamente Icardi è il numero uno al mondo. Sì, è cioè, Icardi non fa altro che il fare quello. Il re di Twitter è Icardi. Un gol in tutta la stagione, ma 500.000 Twitter con quella là. Lui twitta come un grande. No, lui ha twittato una cosa seria. Sì. Ha detto, finalmente la verità. Sì. Dopo 500 probabilmente analisi, sì. Ha scoperto che Pia è sua figlia. Ma poi tra l'altro l'avevano già scoperto. Cioè lei è nera, insomma, cioè, adesso non voglio parlare di razzismo, ma lei è bianca, cioè, è nata una figlia nera, cioè, insomma. Dai, era figlia tua, si sapeva fin dall'inizio. Vabbè che lui, secondo me, lei ha provato molte esperienze, diciamo. Sì, lei la spacciavano tra l'altro per vergine all'inizio, quando sì. Era il grande fratello. Poi dopo. Ma non era lei quella che, voleva, che aveva venduto la verginità? Sì, esatto. Doveva vendere la verginità a un magnate. Poi dopo alla fine non si era fatto niente. Sì, poi dopo l'ha venduta in maniera diversa. Dopo l'ha svenduta, sì. Sderenata in ogni luogo, in ogni tra cui Balotelli anche. Cioè, Balotelli, tragici, che proprio. Miseria, terrore e distruzione dopo, tra l'altro. Beh, comunque è passato questo Twitter alla storia perché dice. Finalmente io sono padre. Finalmente sono padre. Quindi cosa si è fatto il giorno dopo? Si è fatto la cresta da deficiente. No. Sì, perché non, tipo su Twitter prima, il giorno prima c'avevo quell'immagine lì . E poi il giorno dopo ho detto no, basta, devo fare qualcosa di stupido. E si è fatto una bella crestina? Ma secondo me sembra veramente un deficiente. Però vabbè, insomma, lui gli piace. E niente, comunque sai che è stato un calvario molto lungo. Perché lei è andata sì. Praticamente dappertutto. E cause anche legali, tra l'altro. Sempre da Barbara sì. D'Urso, tra l'altro. Sì, lei è impazzita per questa cosa qua. Perché lei diceva, cioè, ho capito che magari mi prendi poco credibile, però è figlio, è tuo, sì. Punto. E lei, lui no, lui l'ha rinnegato, no, l'ha rinnegato, cazzo l'ha rinnegato. Dici? Non è vero, allora quella, cazzo vuoi. Il problema è che non è stato l'unico, o no? No, non è stato l'unico. Cioè, infatti, c'è una lunga serie, credo. In settimana ho fatto una rapida indagine, ho fatto anche, le ho anche accorciate, perché in realtà sarebbero tantissimi figli illegittimi dei personaggi famosi. Ah, sì? Sì, ho fatto un'indagine. Io partirei subito, parlando di calcio, da Diego Armando Maradona Junior. Ah, è vero? Non so se lo sapevi, che era anche presente a Campioni nel cuore. E nato... lui in realtà tipo ce n'ha un sacco di lui figli ha un sacco di figli illegittimi. Però questo qua è nato in Italia, era più famoso perché aveva partecipato a Campioni, mediocrissimo calciatore. Ma un po' vagamente ci assomiglia. È nato nel 1986 da Cristiana Singara, tale, e praticamente oltre a fare Campioni ha militato in qualche squadra di basse categorie. Adesso beh, diciamo che è un brocco. Sì, c'era anche Ronaldo con il figlio Alex. Che bella sta foto. Che è proprio rappresentativa. Ho scelto la foto rappresentativa di Ronaldo, come ti piace. Ah, che bonza. L'ha riconosciuto nel dicembre del 2010, era nato nel 2005 suo figlio, e sì. Era figlio di una donna brasiliana di origini giapponesi che si chiamava Michelle Umezu, tipo. Ma lui non è quello che è passato anche la storia di che si era tagliato tutto? Sì, esatto, perché aveva troppi figli, troppe figli, alcuni di questi illegittimi, ho potuto vedere, allora ho detto io ci faccio un bel taglio, ho fatto una vasectomia, non so se lo sapevi. Sì, ha fatto un cesario. Un cesario, cosa c'entra? Vabbè. Beh, guarda che pancia che c'ha. Sempre sportivo, quindi è ingrassato, come quando fai sterilizzare i gatti che ingrassano. Sì, è la stessa cosa. Dici che è per quello. Cioè. Ok, sempre parlando degli sportivi, Tiger Woods. Tiger Woods è andato con mezzo mondo, no? È la fine della sua relazione con Ellie Norgren. Ha scelto questa qua con poche tette. Ha scelto una pornostar per avere un figlio. Sì. Ma giustamente, si chiama certo. Devon James. E questa ragazza, molto fine, dice di aver avuto un figlio con lui. Tra l'altro la cosa è anche, insomma, verificata dai test del DNA, insomma. Ma poi c'è anche un video? Non so se c'è un video, ma spero di no. E tra l'altro c'è anche un figlio con una cinquantenne inglese, di cui però non ho trovato il nome, bene anche questo. Passiamo a Jude Law. Jude Law, te lo ricordi per film come? Forse vi ricorderete di me per film come? Elf, come si chiama? Quello che lui fa, tipo l'autista delle limousine. Ah, sì, può essere. Elf si chiamava. Non so, io non me lo ricordavo. Così. Boh, vabbè. E ha avuto una figlia illegittima da una modella neozelandese, Samantha Brooke. Adesso magari siamo... prima era anche una modella. Prima era una foto. Modella, dopo il parto... è diventata una balenottera questa ragazza. Si è sformata completamente. Cioè questa è la truffa, tipo ti innamori di una che è magra, bellissima, e poi no, dopo merda, bam, la dura spiro. Verità di quando vabbè. Si sa anche che nel 2004 la modella Pearl Low, sempre fase modella, guarda con attenzione sua figlia di 15 anni che si chiama Daisy e dice cavolo, però assomiglia al mio ex, non al mio attuale marito. Ah sì?
test del DNA e si è scoperto che il padre era tale Gavin Rosdale, che è sposato con Gwen Stefani, quindi hanno avuto un pericolo, la relazione era quasi, sono quasi rischiato il divorzio, ma poi alla fine si sono divorziati, detto, vabbè dai, una te la perdono, ma che non si ripeta più, uno ogni tanto. Poi andiamo direttamente a Steven Tyler, vabbè, qui cantante rock degli Aerosmith. Beh, ma la figlia Liv Taylor, cioè, era riconosciuta, non era riconosciuta lì? No, non era riconosciuta, praticamente era una figlia di una relazione lampo, sempre con un'ex modella che si chiama Bebe Buell. Ah, e poi praticamente l'ha riconosciuta col tempo. Andiamo invece a un grande chitarrista, Eric Clapton. Famoso per una canzone. Io so solo Laila, però ve lo dico così. Vabbè, quella lì è Beh, non è l'unica canzone. No, io mi viene in mente questa adesso come prima canzone. Era sposato con Patty Boyd, aveva una paternità nascosta, e quindi ha, insomma, poi il suo matrimonio si è dovuto divorziare. Ah. Insomma, crisi di. Vabbè, poveretto, c'è rimasto familiare, male. Esatto, crisi familiare anche per Liam Gallagher degli Oasis. Che qual è dei due? È quello molto antipatico di solito. È quello più deficiente alla fine. L'altro è quello sembra più serio. Questo qua è quello un po' più nervosetto anche. Quello forse. Che picchia la gente alla quello fine. Che picchia la gente. E praticamente si è scoperto che aveva avuto una figlia con una giornalista americana e adesso il suo matrimonio è un po' in crisi. Adesso non è stata la moglie, non è stata di larghe vedute come Gwen Stefani. Ecco. Beh, lui sì invece. Sì. Il migliore però nella categoria pedofili è Sisquo, che non so neanche come si pronuncia. Ma soprattutto chi è? È un cantante e produttore discografico statunitense che nel 99 è andato con una ragazza di 14 anni, sua fan. Vabbè, dalla quale, che tra l'altro io dicevo, magari sono quei 14 anni che ne dimostrano 20. In realtà è proprio la cinema. Come quella di Ribéry, sì, quella sì, di Ribéry che vabbè, anche... Ok, magari non gliel'ha detto, c'è cascato. No, qui stavolta c'è proprio bambina. E figlio che ha tentato di non riconoscere fino alla fine. E se non che lei era svizzera e nello stato svizzero, se fai più dopo un po' di ricorsi che non ti presenti a fare il test del DNA, il figlio ti viene riconosciuto d'ufficio. A priori. Sì, non ti puoi, cioè o ti presenti a fare il test del DNA o ti viene conosciuto il figlio. Ci sta. E quindi lui deve pagare $480 di alimenti al mese. Vabbè, già, alla fine che mi si chiama? Vabbè, alla fine Cisco, cioè. Cisco. Vabbè, cioè, scusa, Che non so neanche come si fa. Justin Bieber, leggende su ma Justin che Bieber. Che faccio da stupido è? Ne ho scelta una bella. Justin Bieber, leggende, si dice che nel 2011 una ragazza ha detto che era incinta di Justin Bieber. Poi si è dimostrata falsa questa notizia. Ma perché lui non aveva tipo quell'anello del potere che ingravidava con lo sguardo Justin Bieber, non so. No, ma ti ricordi che c'aveva quell'anello del fatto che lui non poteva far sesso? Ah sì, non lo sapevo questa cosa. Ma sì, all'inizio c'aveva un anello del tipo che lui non poteva far sesso fino al matrimonio. Come era dolce, tra l'altro. Poi dopo, il giorno dopo se l'è tolto. Sì, poi ha perso l'anello del potere. Sì. Sono successe cose un po' strane. E andiamo direttamente a Massimo Ranieri con la figlia Cristiana Calone. Tipo una canzone di Ranieri che non mi sembra. Rose rosse per te ho portato stasera. E il mio cuore lo sa. Ma te l'hai ristudiata. Cosa voglio da te? E basta. E poi praticamente. Bravo, complimenti. Nel 2005 ha riconosciuto sua figlia, che poi l'ha ripresentata in uno show televisivo. Ah, è vero, sì che era. Però è tristissimo questo momento, perché si vedeva proprio che era studiato. L'ha ripresentata forse 10 anni dopo, no? Ha detto, io adesso vi devo presentare mia figlia legittima. Ma l'ha riconosciuta 10 anni prima, cioè, vabbè, ok. E andiamo a Claudia Villa, a Manuela Villa, figlia di Claudio Villa, che a 12 anni ha incontrato suo padre e ha detto: papà, ma mi puoi riconoscere? Gli fa: no, sono già sposata, sono già sposato, sto invertendo i sessi, vabbè. Sono già sposato e ho due figlie, quindi non ti riconosco. Vabbè, dai. Ma nel 2004 ha ottenuto la paternità, quando già Claudio Villa era morto. Vabbè. Non ho capito l'utilità di questa cosa, ma forse problemi di copyright, non così. Però nel 2007 ha vinto l'Isola dei Famosi, non so se lo sapevi questa cosa, molto bella anche questa. Vabbè, è la figlia di Claudio Villa, ha vinto l'Isola dei Famosi. Ah, 2007. Sì, certo. Pippo Baudo, lo sapevi che aveva un figlio legittimo? Sì, certo. Vabbè. Però possiamo fare un sacco di battute su sta cosa, ma ne facciamo anche a meno. Il figlio Alessandro è nato nel 1963, da una relazione con Mirella Adindolfi, vabbè. Ha riconosciuto 30 anni dopo. E Eddie Murphy è uno campione di categoria, perché ha avuto 5 figli con la prima moglie. Guarda che faccia da piccione qua, cioè. E poi dopo con Melanie B, quella del Spice Girl, se non sbaglio. Ah, sì. E ha avuto una figlia che poi ha riconosciuto solo dopo il test del DNA. Si è dovuto arrendere e pagare appunto tutto. E andiamo a Simon Cowell, quello che te lo ricordi? X Factor, che è quello che l'ha inventato, mi sa. Esatto. Simon Cowell è fantastico. X Factor, American Got Talent, tutte quelle cose lì le ha fatte lui. Tutti i programmi più stupidi della TV. Poteva fare anche Sistine and Pregnant, tanto che ci faceva, perché ha avuto adesso una relazione con la moglie del suo migliore amico, che non è giovane, però intanto che c'era poteva fare queste trasmissioni. Ma tanto che ci siamo. Traduco. Ma sì, ma tutta quella gente tradisco. Qua secondo me fondamentalmente, cioè, è andata un po' con tutto e prima o poi succede. Tutto sì. Lì il problema. E quindi il matrimonio tra lei e il suo migliore amico è fallito. Parte una canzone? Sì.
Dai, ma perché mi interrompete così? Va bene, dai, allora ci va bene, iscrivetevi al nostro canale. Bravo. E niente, condividete tutte quelle cose lì. Ne arrivo Linkin Park con Steve Aoki, A Light That Never Comes. Linkin Park, Steve Aoki, A Light That Never Comes. Ma come ci dicevano, questo era un remix di Vicestone. Per me sarà sempre Vicentone comunque. Vicentone, sì. L'amico Vicentone. Ma in realtà l'abbiamo già sentito, in realtà. Ma sì, l'abbiamo visto 10.000 Vicentone volte. Vicentone, è vero, c'è già stato. Super Bowl che è avvenuto domenica sera, se non sbaglio. Francesco. E c'era Vicentone. C'era Vicentone, no, non lo so se c'era Vicentone. No, non c'era. Non c'era Vicentone, cosa è successo? Quantunesimo Super Bowl. Diciamo, l'evento più importante, l'evento più importante della stagione invernale degli Stati Uniti. Lo segue anche chi non segue il football in America. Sì. Al contrario, magari. Cioè, può essere paragonabile alla Champions League in Europa. Però è il triplo, ancora di più. Ma è bello perché c'è tutta un'atmosfera particolare. Sì, credo. È l'intorno. È festa nazionale, sì. Quasi. È bello anche quello. Dai. E chi ha vinto le squadre che allora, squadre ci sono state? Hanno partecipato i Seattle Seahawks, che è una squadra. Non so niente. Una delle più forti. E a sorpresa i Denver Broncos sono la squadra storicamente più balorda dell'NFL. E che invece sono arrivati in finale. Ma in finale. Chi è che arriva a giocare Super Bowl? Adesso mi chiedi troppo. Il campionato dell'NFL è diviso in due conference, diciamo. Sì. Come il basket. Come, più o meno come il basket. Poi si fanno i playoff e i più forti vanno in finale. Okay. Giustamente. Okay. E quindi com'è finita? Chi ha vinto? Allora, hanno vinto i Seattle Seahawks come tutti pensavano. Ah, ok, quindi tipo 48-8. No, come schiacciante. Un massacro. Sì. Tra l'altro, i Seattle Seahawks erano la miglior difesa e i Denver Broncos il miglior attacco. Quindi si è capovolta la cosa. Capovolta, una beccata su l'altro, sì. Non si erano mai incontrati, forse quello era il problema. Forse sì. Forse non si incontrano. No, non si incontrano mai. No, perché sono. Che bello anche questa cosa. Quindi, super atmosfera. Per cosa ti rimarrà impresso questo Super Bowl? Ma per la prima palla persa, cioè, si sapeva subito chi perdeva. Cioè, praticamente la prima azione. I Denver Broncos perdono la palla e quindi due punti ai Seattle. No, ma è stata una roba comica proprio. Sì, l'hai detto, poi è già finita la partita. Sì, abbiamo capito chi vincerà. No, è inutile tirare fino alle 4, tanto si è già capito tutto. Io sapevo un passaggio giusto i Denver. Assurdo. In balla, totalmente in balla. No, poverini. Sapevo che c'è un giocatore che si chiama Max Unger che non si faceva più la barba dal 27 luglio e che se l'è fatta subito dopo Super Bowl perché aveva promesso che ce la sarebbe fatta dopo. È molto bello quando un giocatore smette di farsi la barba e poi se la fa dopo. Sai, perché a me non crescendo mi emoziono vedendo queste cose. Ti cresce soltanto quella dei baffi. Sì, io potrei fare. Spieghiamolo che c'è, cioè, quel piccolo problema lì. Lo sceriffo del vecchio West. Zorro. Zorro. Un'altra cosa bellissima è che sono stati mangiati 21.000 hot dog nei punti vendita dello stadio. E a me piacciono queste cose. Non è neanche un record, secondo me. Per 1862 litri di salsa alla marinara, che è più o meno quella della pizza, insomma. È un avvelenamento, credo. Che però l'americana sarà fatta malissimo. Quindi. La maxi birra costava 9 euro, non so se lo sapevi. Che bello anche questa cosa. Lo show dell'intervallo. Che è la cosa che per cui di solito la gente lo guarda in giro per il mondo, perché io spendono non so un sacco di soldi solo per quello lì. E c'erano i Red Hot Chili Peppers, quindi per questo c'è stato Bruno Mars e alla fine Red Hot Chili Peppers, sì tutti e due un po' cioè le altre volte che c'era Beyoncé, c'era ma io non pensavo Madonna. Che fosse così famoso in America Bruno Mars. Esatto. Ha avuto anche molte nomination, ma tra sai l'altro. Poi lui c'ha il suo prodotto di punta che comunque lo trovi in ogni supermercato. Ma perché? Cioè che battuta, ma comunque fa sempre immagine. Lui forse non l'ha ancora capita ed è meglio. Non l'hai capita? Fa lo stesso, va bene. Caramello, cioccolato. Oh, è tuo fratello. Mix vincente. Un idiota, sì. Va bene, la cosa figa sono anche le pubblicità degli intervalli. Infatti c'era la Radio Shack, non so se tu te lo ricordi, è una catena di informatica molto famosa all'epoca. Diciamolo, alla fine il Super Bowl è famoso più che altro per queste cavolo di pubblicità in cui ci spendono tonnellate di miliardi per tipo 30 secondi. Sì, una di queste pubblicità bellissima prevedeva appunto la Radio Shack, che era un marchio fortissimo negli anni 80, no? Che vendeva elettronica prevalentemente, però doveva dare una nuova immagine. Come fare per dare una nuova immagine? Chiamo tutti i personaggi degli anni 80 che vengono e si prendono tutti i prodotti. Ma chi è quello il primo davanti? Allora, quello che faceva quella serie TV. L'ho già visto un sacco di volte. Sì. Poi c'era Hulk Hogan. Vabbè, sì. Altro personaggio bellissimo. Scorrendo le immagini c'erano le tre patate. Adesso mi vengono in mente. Come prugne, sono prugne. Le prugne, è vero. Le prugne. Poi c'è la bambola Bambola assassina, che è venuta anche lei. C'era Slimer. Slimer dei Ghostbuster, bellissimo. Anche lui c'era Alf, il cane dello spazio. Come era bello anche Alf. Ti manca un po' Alf? No, a me faceva tristezza. Faceva tristezza? Tanto. Dav-
Davvero? Perché ti faceva la tristezza? Ma perché lo vedevo sempre mezzo triste. È vero, c'è un muso sembrava un tossico, non l'ho mai goduto. Infatti nei Griffin dicevano che era Griffin sempre, è sempre tossico, cioè. Rappresentava sempre fattissimo se nei Griffin. E c'era anche la pubblicità della Coca-Cola, che è stato molto scalpore. Si chiamava America the Beautiful. America sì. is Beautiful. Praticamente era questa canzone famosissima, cantata da tutti gli americani, ma da tutte anche le minoranze americane, con le loro lingue. Cioè, era cantata in diverse lingue. Allora tutti i puristi, no, l'orgoglio americano di parlare solo inglese. Sì, quindi... ma Super Bowl, cioè, non sono altro che delle bandiere gigantesche dell'America. Che cosa, infatti, voglio di più? A me è stato un po' scalpore, perché cavolo, cioè, l'America è il paese simbolo dell'integrazione razziale, quindi tutte le lingue. Beh, il top alla fine su queste cose. E poi alla fine fai delle polemiche se usi diverse lingue, no, dai. Comunque è stato bello che tipo c'è stata anche la conferenza pre e post di Bruno Mars. Sì. Ce l'ho visto così per caso su YouTube. E niente, c'ho le conferenze anche, cioè, tipo, sì, ma cosa gli posso chiedere? Sì, fa curriculum cantato. Comunque aver cantato, esatto, al Super Bowl. Beh, un quello po- sì. Pochettino, sì. Direi. Un'altra pubblicità bellissima è quella della Chrysler con Bob Dylan. Un po' invecchiato, il Bob. Vabbè, dai, poverino, quanti anni avrà Bob Dylan? Tra 70 e passa. Forse anche me. Quasi sugli... cioè, secondo me 70 e passa. E ti ricordi quando è venuto qua a Parma? Che aveva murato tutto Parco Ducale. È vero, andato a vederlo, sbaglio. No, no, avevo provato a sentirlo da fuori, ma non sentiva niente. No, niente. Non so come hanno fatto apposta, hanno schermato tutto. Sì. E Bob Dylan, tra l'altro, stronzissimo, perché di solito canta le sue canzoni, ma in maniera che gli altri non possano cantarle. È vero. Le storpia tutte. Le storpia sempre. In questa pubblicità della Chrysler, lui ha detto: allora, lasciate che i cinesi facciano la roba dell'elettronica, lasciate che gli italiani facciano la pizza, lasciate che ogni paese faccia quello per cui gli svizzeri facciano gli orologi. Noi siamo nati per fare le auto. Non lo so. Insomma, cioè, l'auto americana non è, cioè, è una cosa un po' strana, non è proprio l'auto efficiente per antonomasia. La Chrysler, la Ford, e poi sì, ma soprattutto consumano tantissimo. Ma non sono macchinoni giganteschi. Però sì, Hammer, sì. Beh, vabbè, quelle peggio macchine lì. C'è anche stata la risposta italiana. C'è stato lo spot della Maserati e la spot della Fiat 500L. Vabbè, noi di cosa parliamo? Chiaramente della Fiat. Fiat 500L, bellissimo, perché c'erano queste due ragazze che dovevano andare a un matrimonio. Sì. Una forse era la sposa, non mi ricordo bene, e si spogliavano dentro questa Fiat 500, mentre sì, i due testimoni, i due sposi, non ho capito bene, li conducevano fino alla chiesa, no? E loro si spogliano dietro, dicono ai tipi: non guardate, non ci spogliamo, così, un po' di inquadratura, di mutande fan, certo, audience. E dopo escono tutti dalla macchina e si scopre che nella macchina, dietro, insieme alle due spose, c'era un bambino che ha visto tutto ed era felice di questa Fiat. Vabbè. Volevo aggiungere una cosa bella del Super Bowl. Dica. Da cui tutti i italiani dovrebbero imparare. Impariamo da questo. È che allo stadio tutti i tifosi erano tutti mischiati. Non c'erano curve o settori. Erano tutti messi mischiati. Nessuno. Un po' come qua in Italia con i derby. Sì, certo, uguale. Uguale. Fucili. Va bene, dai, ci ascoltiamo allora la canzone di Bruno Mars. L'abbiamo citato, perché non sentirlo, con una delle canzoni più famose. Il pezzone suo dell'anno fine. Scorso, credo sia uscita questa canzone. Vabbè, molto però. Bella, in cima a tutte le classifiche. Un po' Police, Locked Out of Heaven. Un po' tanto. Moontalk, See You, Industry, sempre a Parma. In diretta a Moontalk, CEO Canale Industry di Parma, Bruno Mars e il suo snack e altre cose che vedo adesso qua. La vuoi anche spiegare la battuta, quindi, e vai. L'ho spiegata per chi non l'avesse capita. Vai. Bruno Mars, ti piace Bruno Mars? Parli un po' di Bruno Mars, così a caso. Ma allora, onestamente, non è nulla di nuovo, però c'ha un quel sound che piace, è un po' piacione, però ci sta. Cioè, non è, ripeto, per me non è nulla di nuovo. Secondo me è un suono strasentito. E che all'inizio lo confondevo con altre 5 persone uguali. Sì. Per me. Poi dopo un po' ho capito dopo che. Un po' lo distingui, ecco. Ma sì, dopo un bel po', però. Allora, adesso. Comunque, adesso. Siamo rilassati adesso. Possiamo perché... abbiamo due scelte: possiamo tirare fino alla fine. Fino alla fine. O chiudere. Ma siccome i nostri registi dicono continuate, noi continuiamo. Noi continuiamo, solo per quello. Solo perché. Inquadriamo i registi, non li abbiamo presentati. Francesco e Luca, scusatemi. Autosalutatevi, ecco. È tutta colpa sua se sforiamo. Guarda, di quell'uomo lì in piedi con gli omini dei Lego nella maglietta. Ecco, lui. Lui, esattamente lui. E tra l'altro, oggi, visto la recriminazione della volta scorsa, ha messo una felpa di un colore diverso, perché c'era un colore che non era distinguibile la volta scorsa. Non si riusciva a capire che colore fosse, ecco. Sì, quasi mezzanotte, allora, continuiamo a parlare dell'ultima tendenza settimanale di cui vogliamo discutere, ecco. Sì, perché parliamo finalmente di morti, perché da un po' che non ne parliamo. Mi sembrava giusto, il momento morte è sempre presente. Il momento morte ci sta in ognuno di noi. Bisogna sempre averlo. Quindi, ecco, adesso parliamo di un tizio che chiaramente non... si chiama Christopher Rivera e tutti conoscono perché è un famoso lì anche il suo soprannome, che è bello, è il, come si chiamava, era il perrito, che vuol dire il cagnolino, il pugile che si chiamava il cagnolino. Che però purtroppo il cagnolino è stato colpito con 12
colpi di pistola ed è morto. No. Purtroppo ha fatto una brutta fine. Io mi c'ero così affezionato, però. Beh, alla fine vinceva. Christopher Rivera alla fine era famoso nel circolo, perché, sai, il bel perrito qua. E quindi, allora, morto. È drama. Morto, però il problema è che nelle sue, non so dove c'era scritto, ma c'era scritto: io voglio essere sepolto. A me piacerebbe combattere per sempre. Sì, diciamo di sì. Praticamente è una presenza oscura a bordo del ring, perché l'hanno imbalsamato e l'hanno messo a bordo del ring. Sì, hanno costruito un ring finto. No, no, in realtà sta continuando a combattere. Spero di no. E la cosa brutta di questo personaggio è che la gente ci faceva le foto con lui. Cioè, fai la foto col morto, tipo Gardaland, no? Fai la foto con Prezzemolo. Ma è tipo a Londra che vai a, come si chiama, quello del o Mirabilandia, no, forse Mirabilandia. Amsterdam, quello di cera. Ah, sì, è vero, ma d'altro show, credo. Sì. E Amsterdam. A Londra. Anche a Londra. Anche Londra. Beh, anche tutte e due, credo. Medantus, non so come si pronuncia. È a Londra. Yeah. È a Londra. Comunque credo ci sia anche ad Amsterdam. Ma non si chiama così, però. Si chiama così. Grazie. Così. Sondaggio popolare. È una catena di musei di cera. Quindi. Esatto, è un franchising. Lo apri. Fai tutte queste cose. Ma poi abbiamo anche il nostro amico David Morale Colon. Sì. O Colon, ma però Colon è molto più bello. Che a 22 anni è morto, purtroppo. No, era, però il problema è che lui gli piaceva andare in moto. Sì, chiedo alla regia di andare nell'altra immagine, perché abbiamo invertito. Quella dopo. È la terza. Morto, è successo un dramma per quest'uomo. Era praticamente che era un ragazzo di 22 anni, sempre morto in circostanze misteriose. E i genitori hanno detto: no, io voglio sempre vederlo correre. L'hanno anche lì vestito, gli hanno messo gli occhialini, l'hanno messo sulla sua moto preferita. Ma quello fa un po' tanto tristezza. Cioè, sì. Un po' tanto. Quell'altro, il pugile ci sta. Lo so. No. Un'altra cosa triste, ma più poetica forse, è Billy Stanley, della Pennsylvania, morto a 82 anni. Grande passione per le Harley Davidson. E gli amici hanno deciso, cosa hanno deciso di fare? Lo seppelliamo con la sua Harley Davidson. Questo è stato interrato in teca, però ne hanno fatto una teca di plexiglass e l'hanno messo lì. Che bello, c'è la foto di lui da giovane e da lui sepolto sempre con la stessa moto. Se beh, faccia vedere. Sorridente, ci sta. Beh sì, è un 82enne stecchito che guida una moto adesso. Ma quindi la domanda è: tu dove vorresti essere sepolto? Ma io avevo pensato qua in studio? No, in così. Studio no. Io ci avevo pensato una cosa simile. Io pensavo a un mausoleo DeLorean, in senso vetri oscurati, mettete lì, io sono felice. Sì, chi ancora non lo sa, quelle tre persone, lui è un leggero appassionato di Ritorno al Futuro, è leggero. Vero. Sai che lo stanno ritrasmettendo per la quota numero 1? Sì, è vero, me la sono perso, tra l'altro. Ho visto che Francesco lo guardava, ma era già avanti. Ritorno al Futuro 3, qualche giorno e c'era una pubblicità di The Bad, The Good e The Doc. È bello questo. Quella era bella. Cosa facciamo? Ci ascoltiamo l'ultima canzone di stasera e poi dopo ci torniamo per i saluti, insomma, le nostre cose che ci divertiamo sentiamo sempre. Sentiamo i registi cosa dicono. Sentiamo okay. Hall of Fame. Iscrivetevi nel mentre. Ecco. Ammazza la tazza. Eravamo in onda e quindi ci siamo. Eccolo, stiamo vedendo Melita Toniolo tutti. È interessantissimo. Lui va su Twitter e si fa i cavoli delle tipe. Nel frattempo, sì, vado su quello lì. Perché vuoi fare la. Ok, va bene, io allora vado di qua insieme a te. Mi dai un limone? No, va bene. Allora, esatto, salutiamo il pubblico ospite in sala. Ecco, possiamo presentarvi, dai, cioè, la Francesca la conosciuta. Straconosciuta, ciao a tutti. Ci rivedremo. Straconosciuto, mi piace. La cosa straconosciuta mi piace. Ci rivedremo presto, forse. È una speriamo. Minaccia, tra l'altro. Guarda come gli manca il microfono. Va bene, Francesca, eliminati. Andiamo alla prossima. Sotto chi tocca? Ciao a tutti. Come Eleonora. Ti chiami? Eleonora, da quando hai iniziato a drogarti? Da quando hai smesso, se no, cioè, una delle due. Va bene. Avanti la prossima. Avanti la prossima. Devo stare ancora. Ciao, come ciao, ti chiami? Aurora. Ti è piaciuta questa esperienza muntolchiana? Sì. Sì? Sì, ti è bene, bene. Ha già detto tre parole, va benissimo. Ma come mai? Siamo alla prossima, come ti chiami? Ciao. Ciao, Deborah. Altissima, incredibile. Sì. Oh, là. Non era mai successo. Si è emozionata subito, no? Niente. Va bene, abbiamo quello che si emoziona molto. Vai, saluta. Ciao, sono Michele, non bevo da... Da poco, credo. Un'ora, da quando è iniziato il programma. Bene, come avete visto, insomma, l'andazzo è questo. Bene. Con la telecamera volante ringrazierei anche le persone che non sono venute da questa parte perché fisicamente probabilmente non ci stavano. O timide, oppure avevano detto che andavano a letto. Questa finta timidezza. Esatto, salutate la robocamera che vi inquadrerà tutti. Martina, ecco. Riccardo, Fabio...
Nicole. Non si ricordava il nome, cioè, tra va bene. C'è stata insieme 2 anni, non se lo ricordo. Va bene, mezzanotte e 10 minuti. Ringrazio anche i nostri registi Francesco e Luca. Con il Moon Talk ci troviamo la settimana prossima, sempre dalle 11 a mezzanotte. Trasmettiamo sempre con passione. Iscrivetevi al nostro canale, tutte queste cose. Vabbè, tutte queste serie di cose. Quindi ci siamo noi giovedì prossimo. Fateci sapere cosa pensate dei nostri argomenti, di noi, di loro magari piuttosto. Ecco, tutte queste cose. Buonanotte, passate una bella serata. Ciao.